Benvenuti a tutti, eh, benvenuti a questo, a questo incontro. Eh, io sono Sergio Stagno, eh, con me eh, abbiamo Michele Salis che è il nostro responsabile Ufficio Stampa, ma la nostra ospite è, che è Francesca Ardau. Eh, ciao Francesca. Eh, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, siamo qui per parlare di un argomento eh, molto interessante. Eh, questo è uno degli incontri di Skepto eh, che, che Skepto ha fortemente voluto eh, sin dall'inizio, appunto quello, con l'obiettivo di eh, aiutare la propria audience a conoscere anche alcuni aspetti del mondo del cinema che non sono proprio noti a, a tutti. E oggi parliamo di fotografia di scena, ma prima di parlare appunto, di fotografia di scena, innanzitutto chiediamo a Francesca di presentarci e dirci un po'. Va bene, grazie Sergio. Allora, io ho iniziato tardi, nel senso che è nata, mi sono laureata in lettera, ho fatto un master in marketing e poi ho avuto la fortuna di conoscere Francesco Pira e iniziare a lavorare insieme a lui, in studio da lui, quindi ho avuto le idee su quello che volevo fare nella vita molto tardi, però ho recuperato un pochino e, e con lui abbiamo, abbiamo lavorato qualche anno e poi da ora, da tre anni, sono una libera professionista. Freelance, come si usa a dire, ci piace dire. Senti, ho visto, io ho guardato ovviamente il tuo sito come Michele, come tutti, eccetera, ho visto che proprio la tua formazione è un po' una fortuna, hai fatto lettere poi marketing, eccetera, poi si è prodotta la fotografia. A noi, a noi piace un po' chi, chi eh, segue percorsi diversi, un po' questo è l'approccio di Skepto, no? cioè prospettive diverse per poi arrivare a quello che poi effettivamente ti piace. Ecco, come esatto. com è successo tutto questo? Eh, credo che a volte è sbagliando strada che poi si trovi quella giusta, no? Nel senso che ho fatto le cose un po', un po in balia di quello che doveva essere fatto all'inizio da giovane, e poi invece successivamente ho imparato forse a capire, un, ad ascoltarmi un po' di più, e questo forse arriva con la maturità, no? Oh, certo. eh, quando tutti dicono vorrei essere giovane io dico io forse non vorrei avere la testa che avevo a vent'anni, <ride> va bene così, mi tengo ai miei 42 e sono contenta, Poi ho sempre oh, da migliorare ecco, non da tornare indietro, quindi questo è sicuramente. Benissimo, allora, allora adesso vediamo un pochino, eh, entriamo in quello che è l'argomento di oggi, eh, che è proprio quello appunto della, del... del... Che abbiamo presentato all'inizio, appunto, che abbiamo detto oggi è la fotografia di scena. Ok. Allora il mio compito adesso è un po' di cercare di introdurre ai nostri ascoltatori, i nostri. Vi ho perso. Video. Ci senti? Noi ti sentiamo bene? Se Franci ci ha perso... Ok, ora ci siete. Okay, perfetto, perfetto, Allora, eh, volete, il, comp il mio compito adesso è di sinteticamente un po' raccontare quello che è eh, come dire, il percorso della fotografia di scena dalle origini ai giorni nostri, ma ovviamente cercherò di fare un pistolotto sintetico e quindi di non annoiarvi, eh, di, eh, ma, ma di ricordare appunto che la fotografia di scena ai suoi inizi è stata vista eh, da, dagli stessi punto, eh, attori del cinema, eh, attori intendo come protagonisti del mondo cinematografico, cinematografico come eh, un qualcosa quasi di estraneo, nel senso che il fotografo di scena eh, veniva percepito come un qualcuno tra virgolette, quasi, quasi come un rompiscatole questo agli inizi, nel senso che eh, era, era colui che doveva andare, eh, e magari sbagliando eh, rischiava di poter far, eh, rifare una scena più volte perché magari si sentiva eh, il click della macchina fotografica oppure perché impallava la, la videocamera. Francesca, non mi senti bene? Ehm, mi senti? Uh, non mi sento. Ok. No. Allora, ora, un, no. una, una possibilità che puoi provare a vedere mm. di settare meglio il tuo, il tuo, le tue cuffie. Ok, se ce la fai. Proviamo. Bene. Mm, proviamo ora. Ok. Mi senti? Ora ti sento. Perfetto. Posso allora, bello. Ah, ah, perfetto, allora andiamo avanti stavo soltanto così facendo un, un breve scurso stavo dicendo che spesso appunto il fotografo di scena è stato visto, dicevo come un po' un, un, un rompiscatole eccetera eh, e, e che insomma addirittura ci sono delle testimonianze che raccontano come quando si preparavano i, i, i pasti per la troupe eh, quello che veniva lasciato fuori da questi pasti era proprio il fotografo di scena ma poi c'è stato un percorso eh, un'evoluzione eh, quando il dal cinema diciamo è diventato un Industrie, quindi eh, strategie di promozione, si è passati uh, a diverse forme appunto per, per contribuire alla promozione del cinema e quindi eh, la cartolina cinematografica che era una sorta di, eh, di quello che potremmo definire member, get member, eh, delle, delle strategie di, di, di promozione del film eh, fino alle, alle buste eh, cinematografiche dove all'interno venivano inserite le foto eh, dove si raccontava in una sorta di mood board eh, quello che poteva essere il film. Per presentarlo a produttori, distributori, eccetera, eh, fino ad arrivare alla, a quelli che tutti conosciamo, eh, ai, ai manifesti. Eh, a questo proposito, io ricordo che a Cagliari in via San Lucifero c'era un piccolo negozio dove noi da ragazzini, voi siete, siete più sì. giovani, andavamo a comprare proprio i, i, sì, i, 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 i post de, del cinema. Eh, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove ovviamente tutto è cambiato: quindi dai tempi lunghi di posa, da, da, da questo fotografo di scena che era quasi un, un corpo estraneo, si è arrivati al giorno. Nostri. ed è qui che io, infatti, introduco Francesca e gli voglio chiedere eh, cosa è cambiato al di là delle tecniche, eccetera, come si svolge il tuo lavoro. Ecco, raccontaci qualcosa. Sì, innanzitutto bisogna avere una camera che non faccia alcun rumore, possibilmente. Perché, infatti, il problema prima è che. Um, dopo le scene, il fotografo doveva proprio fermare gli attori, rifar fare la scena e quindi era una, un prolungamento del lavoro che non ha, sicuramente creava delle tensioni anche, no? Secondo alcuni, poi l'atmosfera la, che ci poteva essere. Invece, grazie alla, alla camera che io ora ho, eh, non fa alcun rumore, per cui posso scattare e mettermi accanto al direttore della fotografia senza infastidire e poi scattare in contemporanea mentre loro girano quindi questo sicuramente agevola moltissimo nell'essere discreti È di sicuro una delle cose principali è proprio, ma questo vale per ogni tipo di lavoro cercare di mantenere delle relazioni che siano veramente armoniose no? perché è questo che poi è lavorare in un, in una, nel cinema soprattutto perché è un lavoro particolarmente stressante per tutti, però è molto molto entusiasmante quindi bisogna sempre cercare di trovare un equilibrio. E di sicuro è cambiato anche il fatto che mentre prima il fotografo di scena era presente durante tutte le, tutta la durata del film, adesso, invece, il fotografo di scena viene richiesto quando ci sono le scene più importanti, tendenzialmente, per quello almeno che ho fatto certo. io, no? Quindi così. Questo è... E poi quello che abbiamo notato noi è comunque che oggi, almeno al fotografo di scena, viene riconosciuta una capacità che non è soltanto tecnico-esecutiva, ma anche una capacità di contribuire in maniera creativa alla promozione poi del film compatibilmente o coerentemente con quella che è la strategia di comunicazione di una produzione eccetera certo. e, e, e mi veniva così da ricordare che, 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 che prima eh, appunto non venivano neanche menzionati nei, nelle, nelle opere eh, appunto ne, neanche il nome cioè non, non esisteva neanche nelle didascalie compariva il nome del film il nome del regista ma non il nome del fotografo di scena che invece ha avuto un ruolo importante e continua ad averlo nella promozione del cinema eh, ecco questo per fortuna non ha cade più, eh, e cosa è cambiato dal punto di vista appunto dei rapporti eh, tra ehm, fotografo eh, e produzione mettiamo, che tipo di rapporti esistono adesso, com ci puoi raccontare qualcosa? Sì, eh, assolutamente, Io nelle, nei film che ho in cui ho lavorato posso dire che ho avuto un rapporto diretto con la produzione, cioè loro mi hanno proprio fatto delle richieste specifiche, eh, e mi hanno, mi hanno coinvolto nel, loro, nel processo della pubblicizzazione nel senso che ad esempio mi riferisco soprattutto all'Agnello in questo caso dove, dove avevano delle richieste chiare eh, e questo rende anche il lavoro molto più semplice no? perché si sa che cosa si deve portare a casa si cerca di, anche di costruirlo per, proprio perché i tempi eh, che al fotografo di scena non sono uh, sono stretti in genere e devono essere molto realizzati anche velocemente per cui mh, questo sicuramente è, è una cosa la seconda cosa è che poi sono stati an, tutte le produzioni sono state veramente molto chiare nel mandare ai giornalisti ai giornali il nome del fotografo di scena questa è una cura che a volte ancora in, in Sardegna non sempre hanno, mentre ce l'hanno nei giornali nazionali, scusate la polemica, ma è così, certe no, volte ci stanno, non lo mettono certo, ancora. Eh. Il nostro obiettivo è quello di ancora. apertura totale, quindi devi fare polemica se, se sì, la polemica così, viene, così. Viene, viene, viene dal cuore, quindi ci sta. Okay, certo. Eh, sì, infatti però io so benissimo quanto loro invece ci tengano, tanto che sono stati anche molto molto carini nel propormi una serata di promozione del film dal mio punto di vista. E quindi significa proprio considerare tutta la troupe indipendentemente da me come persona, però eh, tutta la troupe come un valore che porta avanti il film oltre no il regista e gli attori molto credo che sia una bella evoluzione questa molto umana molto non so, anche gratificante anche Senti, un, un tuo, un tuo antenato fotografo di scena, eh, Osvaldo Civirani, che poi è stato anche eh, produttore, regista, eccetera, diceva eh, che la fotografia di scena all'epoca si poteva sintetizzare in tre magiche parole che erano prego, fermi, grazie, nel senso che lui doveva aspettare, poverino, quando finivano le, le riprese, aveva poco tempo, gli attori erano stanchi, quindi o beccava questo momento, prego, fermi, grazie, dopodiché se no era fregato e perdeva tutto. Oggi... È cambiato anche questo, e tu mi raccontavi che c'è una differenza tra fotografia sul set. Fotografia, ecco, ci vuoi raccontare cosa è cambiato in questo, questo senso? Eh, sì, uh, prego, fermi. grazie. Si cerca di non chiederlo più per quanto riguarda le foto di scena. Cioè, il, il fotografo di scena ha due compiti. Uno è quello di eh, proprio portare a casa l'inquadratura. L'inquadratura, perché non la prendono da, dal, dal girato? Perché a volte può essere mossa semplicemente, no? Perché i tempi di, di in cui si gira sono molto più, più lunghi rispetto a quelli con cui si scatta. Eh, per cui si porta a casa la, la foto di scena, ma poi c'è tutto quello che succede dietro, eh, e a volte quello che succede dietro è altrettanto interessante, sia per la rappresentazione che si fa degli attori no? mentre sono a lavoro ma anche del lavoro della troupe che secondo me non, non si può proprio separare no è, no, è così, no. così è, in questo si è assolutamente creativi cioè raramente si mettono dei limiti o perlomeno non mi è stato mai non mi è mai stato dato nessun limite per cui è un bellissimo lavoro è un bellissimo modo di, di fare la fotografia di fare fotografia sono d'accordo con te, tra l'altro appunto uno dei, dei, dei vostri, come dire, dei, dei, delle cose belle che avete portato, tu e anche chi ti ha preceduto, è proprio il fatto di aver testimoniato, eh, di essere una testimonianza viva, storica di quello che avviene dietro il set, che spesso proprio non si sa, eh, sì è vero che oggi eh, qualcosa in più c'è, ma ci sono dei momenti che voi immortalate che sono veramente particolari e che possono raccontare quello che è. Quello qualcosa in più di quel film eh, tanto che molte mostre o molti libri oggi fanno ricorso proprio alle fotografie di scena per raccontare il cinema eh, ecco tu a questo proposito oggi eh, ci hai selezionato e hai portato eh, con te una serie di, di foto eh, che ci aiuteranno in questo percorso di narrazione di quella che è la fotografia di scena eh, quindi io mi lascerei Pilotare da te, okay? Okay. Nel, nel, nel far vedere queste foto, eh, con una, ci consenti una libertà di poterti interrompere quando abbiamo qualche curiosità, che eh. ci piace, così. Quindi, se tu vuoi, io certo. parto con la prima, così tu sì? inizi e ci racconti, ok? Ok, Bye. ok. Allora, oh, scusa. Questa, no, questa foto allora, è una foto di scena. Premetto, le foto di scena non sono, secondo me, eh, sono un merito del fotografo di scena tecnico e basta. Cioè, tutto questo è stato costruito da un regista, dal direttore della fotografia, eh, dagli attori, quindi no, non c'è un merito se non proprio di prendere, di prendere e portare via. Questa foto però sono... Una quindi particolare... sostanzialmente, scusami Frances, ti stoppo un attimino, certo. quindi sostanzialmente tu qua e la tua, tua fatica è quella di, di, di rifare qualcosa che il regista ha fatto in maniera esatto. ancora... Esatto. Ok, perfetto, la faccio rivedere così tu ci aiuti. esatto. Questa io sono. Um, e quindi, cosa succede quando fai alcune foto come questa, io mi sono dovuta frapporre ovviamente tra, re tra il regista e gli attori perché mi sono ecco, dovuta mettere. Ma vuoi in ricordare chi era il regista per il nostro pubblico? Paolo, certo, questo è l'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. Okay. Quindi, in quel momento è un momento delicatissimo, e questa foto sono particolarmente affezionata perché l'ho fatta grazie al direttore della fotografia che mi ha preso per lo zaino. Proprio letteralmente, mi ha trascinato davanti alla macchina, alla camera da presa nel momento giusto, mi ha fatto fare lo scatto. Io, per fortuna non ho sbagliato. Questo okay. è il motivo per cui sono affezionata a questa. E poi sì, ci dicevi, ah, questo... dicevi che questa era anche la tua prima, diciamo, la tua prima esperienza come sì. fotografo di scena. Quindi immagino anche un po' di emozione, anche quella! Diciamo, bloccare diciamo, questo eh, farti. Diciamo, spingere, cioè, essere, essere, essere stata spinta. Diciamo che forse quello, insomma, comunque un po', è quella, ti ha sbloccato un po'. Diciamo allora, io devo dire che la, la spinta è dovuta alla, alla relazione che io ho inserito col fotografo, di, eh, con il direttore della fotografia, che era Ramiro Civita. Eh, perché lui ha capito che non, non disturbavo, e quindi potermi ha aiutato in quel momento. Perché questa è arrivata a metà film, è tutta la. la preoccupazione diciamo, era già passata, ormai ero stata accettata e mi ero inserita. Quindi, per questo, anche un, un, cioè un motivo in più per, per, per promuovere questa foto. Questa foto ecco. Andiamo avanti. Allora, qui vabbè, questa foto è una classica cartolina, diciamo così, però eh, insieme a quelle che poi avete mh, successi quelle successive, eh, mh, io le adoro perché? perché rappresentano molto lo spirito del film di Paolo. Il film di Paolo, che per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto, vada a vederlo, è un film dove ovviamente c'è molta ironia, e qua significa anche avere un'atmosfera una, un che magari è anche così leggera, No? Perché si parla di, di cose buffe di, in modo buffo. Anche. Senti, no, ma ecco, con esatto, questa foto eh, sorridono proprio tutte, tutte S e sì. tutti. Queste eh. signore erano meravigliose poi. Cioè, okay. erano, eravamo a, Santa Lu a Santo Lussurgio e loro erano lì che erano mh, tesissime perché ovviamente erano, dovevano fare questa, dei movimenti nella piazza e, e sarebbero stati inquadrati per cui erano veramente come dire emozionate questa foto è la fine di quella scena quindi senti, guardiamo quest'altra invece che anche questa è carinissima, okay. ecco, qua sei, sei un po' più se tu sei un po' una prospettiva un po' più nascosta cioè sembra eh, Qua quasi stai rubando un, uno scatto, ecco. a differenza del, sì. di quello precedente, no? dove sono in posa, qua sei tu che alla fine eh, appunto tra, tra due truffole si intrufole. Sì. Ecco. <ride> Sì, è una cosa che mi diverte molto quando posso farlo. Soprattutto in questo caso, ovviamente, era un momento in cui ero abbastanza libera. Eh, per cui, quando posso, cerco di avvicinarmi il più possibile. No? E questo era Paolo che cercava di spiegare, di, spiegare no? di, di ricordare a Jacopo come fare la scena, e Jacopo faceva morire da ridere. Quindi, era difficile anche rimanere seri durante le riprese. Immagino, immagino. Non era <ride> possibile, ecco, ce n'è qua un'altra, infatti, anche qui sono eh, questa... sì. il concetto. Cosa... È sempre cioè, lo stesso, è sì. un comune denominatore in queste foto, c'è anche il sorriso. Sì. Cioè sono son sempre eh sì, tutti esattamente. Senti, va avanti, ce n'è una che a me piace sì. moltissimo che è proprio questa eh, che appunto è, è proprio racconta, perché vedo, eh, sembra che Jacopo stia provando, ma nel frattempo il regista stia dando istruzioni e poi c'è questo, questo primo della fila eh, che invece ti guarda proprio sì. <ride> che ti dice, guarda <ride> stai facendo, chi sei tu? Sì. Ecco. Perché non passi, là non passi non si rubata, comunque, così no, è, è stato divertente anche perché loro dovevano fare una cosa che non era semplicissima, no? Poi nel film sembra tutto facile, ma perché comunque c'è una, una direzione, no? E, e loro sono stati veramente molto divertenti nel muovere. Facevano la ola con, 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 con il mento. <ride> Quindi, era, e Paolo li stava coordinando così: creando eh, ovviamente, prossima. soprattutto, infatti, ecco qua. qua erano pronte per uscire dalla chiesa e, e poi aspettare di rientrare in scena, no? E questo è un quadro. Un ecco, quadro, infatti, loro, eh, non io. Cioè, nel senso io non è che ho fatto un quadro, loro erano già un quadro. Non, non ma vabbè, sai, il, quadro il quadro si può anche rovinare. Eh? Diciamo che sì, quindi sì, sì, tu hai sì. saputo rendere. Ecco, ti chiedo infatti, in queste situazioni qua cioè, eh, ri riprodurre eh, i colori, le immagini, le, le tonalità okay, eh, vere, eh, dal punto di vista appunto del, così introduciamo anche un aspetto magari un po' più tecnico dell'attrezzatura, certo. eccetera, ecco questa foto, come ci puoi raccontare come l'hai fatta, qualcosa, qualcosa in più sugli aspetti tecnici? Allora, è... Dico questo però mi riferisco più al, al certo. lavoro in generale, eh, questa foto qui è una foto di backstage perché non fa parte no, delle foto di scena come ho definito prima. Quindi Aspetta, cosa succede? Vogliamo riepilogare appunto backstage e scena? Okay, Assolutamente, cosa so. le foto di scena sono la copia esatta delle inquadrature, ho più o meno, magari da una, una prospettiva leggermente differente, ma comunque parlano della scena. Queste, le foto di Backstage sono una foto come quella che appunto avete appena visto, dove le attrici, le comparse, in questo caso, erano pronte a rientrare in scena quindi da un momento all'altro, e io ero lì perché, perché ero curiosa di vedere che cosa stesse, stesse capitando là dentro quindi mi sono intrufolata nuovamente. La curiosità eh, in questa è foto qua. La curiosità è il cuore, diciamo, del tuo lavoro, no? Assolutamente, poi quando parla appunto della libertà di eseguirlo, questo è un motivo ed è anche eh, la libertà è anche nella post-produzione, mentre per le foto che poi vengono utilizzate per la promozione del film, cioè per le foto di scena, si cerca di usare una color che sia il più simile possibile a quella del, del film. Per le foto di backstage, questo si cerca di farlo, ma c'è un po' più di libertà. Cioè, se una foto è bellissima in bianco e nero, eh, la morte è sua la lasciamo certo, così in bianco certo. e nero. No, perché a meno che non ci sia una richiesta specifica, però non. Uh... A parte questo, si ha appunto la libertà di farlo. Senti, qua, facciamo vedere altre foto mh, molto belle certo. che, che ci hai portato. Ecco, questa sì. sequenza, eh, passiamo, come dire, in, in versione giorno, vai. cioè piena luce, eccetera. Eh, ecco. Questo posto è meraviglioso e a me piace sempre vedere come, soprattutto nel film di Paolo, abbiamo colonizzato posti deserti, <ride> come questo, che le, le, sono le saline di, uh, scusate, allora, non ti preoccupare, ce sì, lo no, dici no, dopo oh, se vuoi. Ristaro, eh, sale Borku, le, oh. le saline di Sale Borku. Ehm, ehm, e questa è una, una distesa così. E mi piace sempre vedere come viene abitato dal cinema uno spazio. E questo è, diciamo, una, un esempio di, com è, certo, di poi, come è stato colonizzato. E eh, no? eh, questo poi testimonia proprio di come comincia. Ecco. Son, questa parte da qui in poi ci sono delle foto che proprio fanno capire che cos'è un set, quello che dicevo è una testimonianza storica di cos'è stato un set, come un set, di quante persone lavorano intorno a un set. Ecco, va, vado va avanti, faccio vedere la prossima. Sì, sì esatto. Ok, e, e qua è proprio un modo anche per, per spiegare come funziona il cinema. Assolutamente. Poi questa eravamo nella facoltà di ingegneria, quindi. Potete anche vedere gli studenti che ci sono là, che osservano, sì. no? C'erano tutti che guardavano, e, e ovviamente anche là si occupa uno spazio. A me piace. Cioè, do, dietro la, veramente dietro la, la camera c'è tantissima gente che corre, qua stavano correndo, che si tenevano, hanno paura che cada con la camera, insomma, si proteggono anche, no? Eh, ed è sempre un lavoro di squadra, fortissimo. Ecco, andiamo avanti, guardiamo, ecco, anche questa, questa è fatta a questa. Cagliari, proprio è, la, curiosamente appunto uno dice, eh, hanno fermato il traffico qua, proprio bene. Sì. Completamente fermato il traffico, colonizzata via, via Roma completamente con, con ogni strumento possibile. Eh, questo è stato secondo me bello, anche no, per la città: no? siamo una città dove si girano dei film e si possono girare, abbiamo la possibilità di farlo. Quindi anche di promozione, no? non solo turismo, ma anche cinema, certo, certo giusto, <ride> giusto, promuoviamo anche il territorio, esatto. eh, cinema e territorio. Senti, invece, questa foto, qua che a me piace veramente tanto che cambiamo proprio stile, cioè qua eh, è, è un, sembra quasi una di quelle vecchie cartoline di cui accennavo eh, prima, cioè quelle che poi venivano spedite no? con l'attore, eh, col suo volto, <ride> con la sua fascina, eccetera. È, è proprio diversa questa. Beh. Allora, sì, perché questa in realtà è una richiesta. Ah, okay. A Facce manda come si dice, <ride> ho chiesto a Stefano Fresi se poteva. Un attimo mettersi in un punto. E allora questo è proprio un ritratto che, che io ho fatto. Io gli ho rubato, cioè, io ho rubato, nel senso, gli ho rubato dal tempo, però gli ho chiesto se poteva posare un attimo per me, perché c'era quella luce che mh, mi seccava non sfruttare, lui è un privilegio, no? Fotografarlo. Cioè, certo. È stato, stato un privilegio quindi... anche per lui, immagino, perché comunque la foto Sì, gli ho mandato la foto, sì, gli è, gli è piaciuta, poi, poi, eh. poi <ride> so, ne avrà milioni. <ride> <ride> no, no, no. Viene anche un'altra domanda. Ci sono invece foto che ti hanno bocciato qualche attore, magari che ha detto no, questa è meglio di no. Allora, più che bocciato, a volte mi è capitato che sia stata cacciata da un, da un, <ride> dal set, ma non perché mi sia comportata male, semplicemente perché l'attrice non aveva. Eh, non aveva piacere e ne, non è nessuno dei film di cui vedete le foto non aveva, era in una situazione in una te, intenzione e quindi io ero l'unico elemento diciamo esterno alla troupe per cui ha chiesto che non ci fossi e questo è capita, può capita, capitare a, 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 capita ancora, diciamo così capita ancora, senti andiamo ancora su queste foto così eh, procediamo su questi sì. ultimi scatti molto belli delle, eh, del, del film allora, qui stavano facendo una scena buffissima in cui si muovevano tra le, tra le pietre e hanno deciso di posare loro così per me. Non ho chiesto niente e sono stati carini. Si fanno molto ridere. Quest'altra, questa è proprio magnifica. No, questa è, è, è veramente. <ride> Allora, questa foto qua insieme all'altra è il classico esempio di quello che definivo prima, cioè la foto di scena che è presa da un'altra prospettiva, perché in realtà la scena è presa esattamente dalla parte opposta. Quindi io mi sono nascosta tra le macchine per poter fotografare perché mi piaceva l'idea, non potevo stare dove erano loro, l'avevo già fatta, quindi la fortuna di fare le foto in un video è che ci si può veramente muovere intorno e avere più prospettive e magari se ne trova una che è più bella infatti questa l'hanno usata parecchio per la comunicazione, perlomeno a Jacopo è piaciuta perché ho visto che l'ha usata tanto, quindi, sì, quindi, ci, quindi ci, con... si ci si nasconde ancora come un po' come facevano i primi fotografi di scena che addirittura dietro le scenografie ritagliavano dei piccoli buchi per far passare <ride> il loro obiettivo e poter come venivano chiamati topi, topi di scena tu pensa a un tempo, così. Quindi lo si fa ancora, però per fortuna con strumenti eh, insomma, migliori, più, più snelli, sì, più, più, e più belli. Guardiamo ancora un'altra di Jacopo, che è sempre sì, della stessa serie, la stessa e mia. poi arriviamo a una che io personalmente, per cui ho il mio debole, quindi lo, lo, lo dichiaro, questa foto è, è veramente meravigliosa. Ecco. Vuoi raccontarcela un po' tu? Io potrei sì, questa... raccontare quello che, quello che provo, ma tu quello, quello che, che, che hai fatto. Allora, questa foto si potrebbe intitoli, intitolare Angela Molina ha finito il film perché è esattamente quello che le è stato detto prima che lei esplodesse in questa, con questa reazione. Eh, aveva, finito, aveva fatto l'ultima scena, era eh, lei una persona splendida che esternava bellezza da, in, tut, in tutti i modi e questa è la sua esternazione del, della gioia che ha provato nel lavorare con Paolo. Infatti vedete come, come lui guarda lei, no? che è molto, molto tenero, molto, cioè molto affettuoso. E lei è felicissima, cioè felice dell'esperienza, dell ma insomma di tutto. Poi anche tutti gli altri intorno applaudono perché è così. È così Bellissimo, che questa è foto, contagiosa. la faccio rivedere, è veramente bellissima. Senti Francesca, adesso abbiamo finito con questo, questo prima, questa prima esperienza di questo, di questo film e passiamo adesso a vedere altri scatti bellissimi che hai realizzato per un altro film eh, diretto da un personaggio che sarà ospite qui da noi a Schette domani. Eh, Dalle Mario 30. Dalle 11.30, ricordiamo che eh, alle 11.30. <ride> sarà presente qua eh, Mario Piretta, regista dell'agnello. Incominciamo con questo scatto, così tu poi ci racconti un po' come è andata questa esperienza. Certo. Ho oh, questa, ok? Allora, qua. Eh... È un momento um, che io, io definisco... Allora, ci sono dei momenti che sono epici nel, nel, quando girano i film e questo è uno di quelli. Molto, sembrano dei supereroi, no? C'è Mario, c'è il direttore della fotografia, l'assistente di camera, la, c'è il ragazzo del suo viaggio che, face, che si occupava dell'audio insomma sono, è un, sembra un film no? sembra proprio un loro un film non, non loro che girano un film quindi sono momenti belli <ride> non, è, è impensabile non catturarli ecco questi momenti perché poi gli restituiscono anche la, il valore che hanno allora e questa invece è una scena del, che, che chi ha visto l'agnello conosce eh, ed è stata bellissima perché fortuita le pecore non erano organizzate sono passate sul momento lì Certo, questo, quindi, questo è, eh, diciamo che il bravo immagino. fotografo sa anche beccare il momento buono. Cioè chi, chi... Ma, ma eravamo tutti là. Eravamo tutti là. Infatti <ride> la, è una scena del film che è diventata anche una foto di scena, però eravamo là. Quindi là, è stata, diciamo, a volte nel, nei, nei film c'è molta armonia e si creano dei, dei, dei momenti magici come questo. Certo, poi ti chiederò una domanda senza fare il nome, eccetera, dell'armonia che si crea nel film del feeling che c'è okay. tra. Film, tra chi lavora di un film. Questa foto è bellissima, lo stesso. Eh, loro sono, secondo me, fa parte del concetto di armonia, sempre. Loro, Nora e Luciano, hanno creato nel, durante il film un rapporto veramente di padre e figlia molto forte. E lo testimoniavano anche durante momenti in cui non, non erano propriamente in, in scena, no? e quindi era bello fotografarli proprio. Soddisf certo. Soddisfacente, eh, ancora e infatti. queste infatti sono sempre loro, bellissima, esatto. bellissima anche sì, erano spontanei quasi, no? Non sembrava che non stessero recitando. Assolutamente sì, oh, scusate, ho tolto una foto adesso metto questa. Ok, perfetto. E eh, qua sì. Insieme all'altra che abbiamo intravisto, sono. Mm, Secondo me sottolineano quanto gli attori, e Nora che ha un talento straordinario, devono, quanto gli attori devono essere, debbano essere bravi veramente a concentrarsi perché intorno a volte hanno tantissime persone in scene anche delicate. E Nora ha un talento naturale. Per cui questa è un po' cioè la raffigura così circondata, eh, così come l'altra foto che, che magari se vuoi far vedere quella dove Tosa... No, ok, questa prima, scusa. No, no, esattamente, l'ho messa in serie e sono tutte raffigura, non era sempre circondata completamente da delle persone, nel momento magari dove suonava la batteria, che non era facilissimo, perché lei non sapeva suonare prima di iniziare a fare il film, no? Quindi certo. sapeva doveva... <ride> fare un po' di pratica eh, senti, ah, ok, perfetto questa è una foto invece dove tu testimoni un po' una foto di, diciamo, di paesaggio però che racconta dove e come è stato realizzato questo film esatto, è stato realizzato a che è un territorio meraviglioso e gli animali sono assolutamente liberi la natura la incombeva <ride> cioè Benissimo. non era incombente non era eh, qua, allora, questa è un'arancia del set, adesso non mi ricordo se c'è eh, forse non ho messo l'altra foto però. Queste mucche, ah, eccola qua, queste hanno buttato giù tutto, hanno buttato giù tutto il tavolino che serve appunto agli attori, a chi lavora per cibarsi durante piccoli snack, no? durante le pause, e loro hanno deciso che dovevano curiosare e si sono mangiate tranquillamente tutte le arance che c'erano. No, bellissimo perché non si vedono bicchieri di plastica, questo quindi no. va benissimo, un set per no, sostenibilità, plastic free. Questa è bellissima, questa secondo me è una foto meravigliosa. Eh, cioè, proprio sì, la, la neve è bella, era neve originale quella, nessuno la stava costruendo. Infatti, lei la, la grande difficoltà, ma anche la grande bellezza delle scene girate là era proprio, proprio il fatto che la natura dettasse i ritmi. È stata pesante per certe scene e, e anche mh, e in questo caso... Non facile perché comunque, comunque non dettava dei ritmi che a volte non erano proprio neanche compatibili con quello che si doveva, doveva girare. Ecco, Francesco, a questo proposito tu ci dicevi che il, fot il fotografo di scena oggi, tu in questo caso, non vivi più. Tutto il tempo sul set, ma vieni chiamata. Ecco com come funziona questo? Cioè, mentre prima il fotografo di scena seguiva quasi tutto il film, poi era a, di era a disposizione, però lì. Adesso invece tu hai dei tempi precisi delle chiamate. Come come sì, come come la come produzione è che sa bene come, come sono distribuite le scene, ovviamente. Eh... A mh, riportandosi alla sceneggiatura sanno benissimo quali sono i momenti clou e eh, quindi hanno bisogno che quelli vengano fotografati per cui Ursule era fondamentale eh, come, come scena no? ce ne sono state tante là, eh, per cui sono andata sono stata vari giorni ehm, e poi sparsa durante tutta la, la durata ed è più o meno sempre così che capita Senti, abbiamo qua, quasi finito con le tue foto, però ce ne sono alcune che dobbiamo assolutamente vedere. Che sono questa: Sempre, eh, sì, la natura oh, che si sì. la, la natura, Rossele, questa, che ovviamente è super, 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 super eh, bella. Ti prendeva confidenza con l'agnello del film, no? Mario, <ride> Mario. Mario non si vede mai Mario Piretta Sì, 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 no, no, lo, 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 lo riconosciamo. Perché lo conosce Mario Piretta <ride> Assolutamente sì, e poi questa, eh, che Proprio all'inizio l'inizio all sì. e l'ultima invece, che è, è questa è che, la, che è quella che dà origine alla locandina, chiamiamola così, del film, esatto. quello che era il vecchio poster, eccetera, che, che ancora esistono. Eh, esatto. E poi l'ultimissima era questa, ok? Foto, diciamo, di, di, di tutto gruppo, okay? sì. di, di, di tutta Parte. la troupe. Eh, non, non si capisce, però, una parte della parte, l'altro si capisce che c'è una discreta temperatura di discreto mm -hmm. freschetto <ride> da, da, dall'abbigliamento, eh, eccetera. Eh, bene, io vorrei adesso. Intanto, faccio vedere ancora questo, questo m, titolo perché così è importante che i nostri utenti capiscono chi si collega anche adesso. Stiamo parlando con Francesca Ardau della fotografia di scena. Abbiamo visto quindi una serie di scatti. Francesca ci ha raccontato come sono stati realizzati, eh, perché ci ha spiegato un po' come eh, la. Fotograficina, chiedo a Michele. Michele, hai qualche domanda da, da fare a Francesca? Ma giusto, magari una curiosità: cioè nel mondo di Instagram, tutti i fotografi, eccetera, ti capita di usare il cellulare magari per qualche lavoro, qualche cosa? Oh, e qui un'altra cosa ti devo chiedere. Sì, beh, insomma, mi sei... vai, <ride> due, vai domande, due domande. <ride> ah, vado con la prima? Vai. Ok, sì, assolutamente ho un cellulare per scattare, però eh, mh, dipende dal lavoro che faccio. Eh, e comunque, avevo, un po' di tempo fa avevo letto di un giornalista. Che, che, si, che si recava in um, zone di guerra e dice io ormai non uso più la macchina fotografica perché il telefono è molto discreto perché ho un ottimo telefono che fa delle ottime foto e vanno, va, è molto più veloce è un po' il motivo per cui io ho anche un telefono adesso che fa delle foto che professionali per cui c'è bisogno di essere forse un po' più veloci un po' più pratici anche e quindi questo è il motivo per cui ho un telefono però... Su, in, durante il lavoro di, di fotogra come fotografa di scena ho la camera, certo. una macchina. Un'altra cosa, nel, nel settore sei un, un riferimento, qualche collega a cui magari cui ti spiri, qualcuno che ti... insomma, che qui diciamo, vedi un po' com come riferimento? Ehm, ma intendi come in... nel settore insomma, della, della fotografia, fotografia in sì, generale? Certo. Eh. No, ne ho tanti, cioè, ne ho tantissimi. Cioè, mi rendo conto che, che, che ammiro dei foto di fotografi sardi ancora sconosciuti come quelle dei più grandi fotografi, no? Cioè, è un'espressione. Quindi, come tale, ho uno qui ispiro. No, vorrei trovare il mio stile, magari ecco così, cercare di. di pescere per definire un mio stile perché sia magari riconoscibile dalla foto chi è che ha scattata. Questo è un'ambizione, però ecco così. Franci, un'ultima domanda che ti voglio fare io è proprio su un aspetto tecnico della tua valigia degli attrezzi, ok? Cosa, cosa, non, cosa non deve mancare nel tuo kit? Eh, non so, un obiettivo, un grandangolo, un tele, eccetera. Qual è quello a cui tu sei più affezionato? Premetto che sono certo che li utilizzi tutti, ma poi sai, ognuno ha una debolezza, eh, ogni fotografo. Qual è quello, lo strumento che per te è proprio più importante? Ho oh, un 2470 che, che è meraviglioso e a cui io sono affezionata. però diciamo che queste lenti ti consentono di essere anche molto veloce nel reportage, soprattutto. No? Cioè, quindi, un 2470-7200 sono lenti che ti consentono di essere velocissimo quando c'è uno scatto che magari è lontano da te, vicino a te, insomma. Gestisci facilmente, soprattutto quando si tratta appunto di set e che la parte di reportage è quella che devi fare liberamente, però anche in, in rapidità. Invece, per quanto riguarda le foto di scena, basta seguire le indicazioni che ha la camera, cioè esattamente la lente che stanno usando loro, l'apertura che stanno usando loro, cioè bisogna copiarli il più possibile. Oh, certo. possibile, ovviamente non sempre è, è no, certo. possibile diciamo che, che copiando fare. si impara anche copiando no, bene no, anche. dipende, certo, da, dipende da chi si copia e tu hai avuto l'opportunità di lavorare con due con professionisti no, discutibili sono stata molto fortunata infatti allora Franci io ti ringrazio per essere stata eh, così disponibile con noi, averci raccontato il, il tuo lavoro, il, la tua professione anche portandoci delle testimonianze dirette del lavoro che fai non ti chiedo di parlare dei registi perché avrebbe domani Mario, lo chiederò a lui, chiederò a lui di te è più facile <ride> forse quello così non ti metto in imbarazzo eh, e invece appunto nei ringrazianti voglio ricordare i nostri ascoltatori che domani avremo Mario Piredda eh, per con noi alle 11.30 e poi eh, ci sarà un incontro con tutti i festival, tutti i festival, con molti festival rappresentanti dei festival sardi ed italiani per parlare un pochino di come viene affrontata questa situazione e quali sono le soluzioni e le strategie che hanno adottato per far fronte, per cercare di come dire, di reagire eh, con, con spirito e proattività. Eh, detto questo. Sarà Domani alle 18, grazie Michele. Eh, ricordo che il sito di Francesca Ardao lo potete vedere su www.francescardao.it, giusto? francesco.com. Quindi www.francescardao.com. Invece continuate a seguire Schetto sui canali social e sul sito eh, 2020.schetto.net. E eh, quindi non mi rimane che ringraziarvi e guardarci insieme il, il trailer finale del, di Schetto. E a, a prestissimo. Grazie, Franci. Grazie, grazie a voi, tanto. Ciao a tutti. Ciao.